L'amore? Il migliore degli scacciapensieri. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video dedicato all'imminente festività di San Valentino. Un cuore scaccia pensieri. Che ne dite? Uno di quelli che si squisciano tra le mani e che fanno scaricare di tensione il nostro amato. Un modo carinissimo per regalare un cuore pieno di amore e di magia a chi ci ama. Infatti sarà un cuore con ripieno liquido. Vi ho incuriosito? Spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa. Ed ecco l'occorrente per preparare i nostri cuori scacciapensieri per la festa degli innamorati. Allora, innanzitutto ci occorreranno i nostri sacchettini IKEA, quelli per conservare i cibi. Potete scegliere se fare un cuore quasi trasparente con un fondo così rosa usando queste buste appunto rosa, oppure se fare un cuore del tutto trasparente con le buste azzurre. Potreste anche scegliere di fare dei cuori invece decorati sfruttando i disegni delle buste IKEA. Questo sta a voi. Io li farò trasparenti perché voglio che dai miei cuori traspaiano anche una cascata di glitter all'interno, quindi l'esterno sarà dato dalle buste. Poi mi occorrerà un po' di acqua demineralizzata, non usate l'acqua del rubinetto perché sennò dopo 20 giorni i cuori diventeranno verdi perché si formerà il muschio all'interno. Userò dell'olio Johnson perché l'olio Johnson darà maggiore morbidezza al movimento del liquido dentro al cuore. Vedete, una cosa è questo movimento, una cosa è quello dell'acqua. Potete mettere, volendo, anche dello shampoo colorato o del sapone per i piatti colorato, questo sta a voi deciderlo. Poi necessaria invece la carta forno, un pennarello per segnare i margini, vi consiglio di usarne uno permanente, anche questo è del tutto facoltativo. Apporrò un buco sul cuore e metterò questi occhielli per rifinire il tutto, per dare un aspetto un pochettino più appunto rifinito, in modo tale poi da inserirvi dentro il gancio per il portachiavi. Mi servirà anche un recipiente con beccuccio per infilare il liquido all'interno del sacchettino a forma di cuore e naturalmente il nostro amico ferro da stiro. Se siete minorenni o piccoli, questo lavoretto necessita della supervisione di un adulto. Mi raccomando, non fate gli stupidini perché poi se vi fate male e io mi dispiaccio troppo. Del resto, se siete piccoli sarete sicuramente davanti al teleschermo con un vostro genitore che mi sta ascoltando. Ciao mamma, ciao papà, mi raccomando, aiuta il tuo bimbo. Allora, cominciamo subito. Ci servirà anche un cartoncino, non ve l'avevo detto all'inizio perché è possibile che vi serva, come anche no. Vi spiego a cosa serve il cartoncino. Io faccio l'orma di mezzo cuore. Piego a metà il foglio e ritaglio. Ed ecco qua il mio cuoricino. Adesso prendo la busta dell'IKEA, o quella azzurra o quella rosa. Dai, prendiamo quella rosa. Su di essa disegno il mio cuoricino. Elimino la parte con la chiusura a cerniera perché mi sarebbe di impiccio. Ed elimino anche la parte inferiore della busta. Arrivati a questo punto, prendo un pezzo di carta forno, quindi ne prendo un altro. Accendo il mio ferro da stiro e lo metto ad una potenza non troppo forte. Mettiamolo su lana. Proteggo il piano da lavoro con una pezzuola o faccio questo lavoro sull'asse da stiro. Come fondo metto un foglio di carta forno, il mio cuoricino, sopra rimetto il foglio di carta forno. Come vedete, in trasparenza si vede perfettamente ciò che ho disegnato, quindi potrò andare sui margini tranquillamente. Adesso, regolandomi con i margini, passo il ferro da stiro e non ho fretta di spiccicare
perché sennò tiro via tutta la plastica. Io devo fare in modo che la plastica si saldi, come vedete, ma che poi si raffreddi prima di togliere la carta forno. Passo tutto attorno al cuore. Adesso che il cuore è tutto saldato, tiro via. A questo punto prendiamo le forbici e tagliamo il bordo lasciando soltanto un mezzo centimetro a sporgere, così. Ricordiamoci che ancora c'è questa parte che è aperta, è da qui che dobbiamo far entrare tutto quello che vogliamo stia dentro al nostro cuoricino. Quindi con un pezzettino di carta creiamo un cono che abbia un forellino abbastanza ampio, ma che nello stesso tempo sia in grado di entrare nella fessura che ho lasciato. Prendo il glitter e, facendolo passare dentro al cono, lo verso dentro il mio cuoricino. Eccolo! Non è bellissimo? Un po' di questo e un po' di quello col fucsia, che vi piace tanto. Ok, sin qui è stato molto semplice. Prendiamo la nostra boccetta, questa qui con la cannulina, e riempiamola per lo più di olio Johnson. Diciamo che 2/3 la riempiremo di olio Johnson, no, anche di acqua distillata. Potete anche riempirla o tutta di olio Johnson o tutta di acqua distillata. Tutta di acqua distillata sarà molto più fluida, tutta di olio Johnson sarà molto più sinuosa nei movimenti. Con tutti e due creerete le bolle. Bene, adesso rimuoviamo il tappino e versiamo all'interno. Questo è il momento della verità, perché se perde ve ne accorgerete adesso, perché comincerà a sgocciolare da tutte le parti. È possibile che accada, vi avviso. Se accade, cosa fare? No panic! Vediamo da dove esce l'acqua. Noi non abbiamo tolto via il ferro da stiro, quindi saldiamo velocemente l'orecchietta che perde. Arrivati a questo punto, dobbiamo sigillare tutto il nostro cuoricino. Come fare? Molto molto semplice. Ci mettiamo proprio qui sull'orlo del tavolo e prendiamo appunto la nostra carta forno e lasciamo sul piano da lavoro solamente la parte che vogliamo sigillare. Quindi su di, vedete qui questo angolino, su di esso ripieghiamo la carta forno e, facendo attenzione a non rovinare la forma del cuore, sigilliamo. Dovremmo avercela fatta. Prova del 9, sì, tutto chiuso. Ed ecco qua il nostro squisciosissimo cuore bello e pronto. Potete schiacciarlo, spremerlo e, certo, se lo spremete troppo esplode, va da sé, è ovvio, no? Io ho le mani un po' sporche d'olio, ma fa niente, ma il cuore, come vedete, non perde minimamente. E guardate com'è glitter. Non è bellissimo? Potreste anche inserirlo su un cartoncino oppure all'interno di un biglietto. Arrivati a questo punto, vedete, io ne ho uno che userò semplicemente come schiacciapensieri con il bordo più piccolo, e uno invece che vorrò trasformare in portachiavi schiacciapensieri con il bordo un po' più grande. Li ho fatti esattamente nello stesso modo, però appunto uno col bordo più grande e uno col bordo più piccino. Cosa faccio? Prendo uno dei miei occhielli, lo inserisco nella sua occhiellatrice, quindi senza bucare la parte che non va bucata, lo inserisco nel margine laterale
Visto? Ho inserito il mio gancetto. Adesso ho fatto questo. Col pennarello permanente, mi raccomando che sia permanente, coloro tutto il margine esterno. Quindi, una volta fatto bene il bordo, ritagliamo veramente adesso in maniera definitiva e pulita tutto il margine. Prendiamo l'occhiellino, io purtroppo ce l'avevo dorato, mannaggia, se fosse stato argentato sarebbe stato perfetto, ma è il senso quello che dovete estrapolare dal video, poi voi trovatelo del colore giusto. E voilà, il nostro portachiavi squiscioso è pronto per essere regalato al nostro moroso. Evviva, ho fatto anche la rima. Bene, diffondete amore e non guerra e rilassatevi con i nostri cuori squiscianti, sia che siano da scrivania, sia che siano da portare con noi come portachiavi, l'importante è volersi bene. Questo è un regalo veramente carino e inaspettato, secondo me, per un San Valentino brillante e luminoso come quello che vi auguro. Vi lascio le foto e ci vediamo dopo. Visto che bello il nostro cuore squishy squishy, è davvero carinissimo. Un metodo semplice per riempire d'acqua o di liquido qualunque forma noi vogliamo. Io oggi vi ho fatto vedere il cuore, ma se vi interessa scrivetemelo qua sotto tra i commenti, che esploreremo le molteplici forme di queste tasche ripiene di liquido e anche i diversi liquidi che possono essere inseriti al suo interno. Bene, se questo video vi è piaciuto, come puoi farmelo capire? Regalami un pollice in su e condividetelo sulla vostra pagina Facebook, per favore. Questo aiuterà Arte per Te a galleggiare nel mare del web e per questo io vi sarò eternamente grata. Grazie se lo farete. Non mi rimane che invitarvi anche sui miei altri due canali, Due Cuori e una Cappa, il canale di cucina e golosità, e Ombretta, il canale di chiacchiere e curiosità. Bene ragazzi, non mi rimane che salutarvi, rimandarvi al prossimo video e dirvi buon amore a tutti e buon San Valentino. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!